Dallo 0-2 contro il Potenza al 2-0 del Ceravolo in favore del Catanzaro, in 15 giorni il Bari ha complicato la sua stagione e la sua classifica, effetti del solo punto conquistato nelle ultime 4 gare di campionato, filotto negativo mai verificato nella gestione De Laurentiis, che ha portato i biancorossi a meno 7 dal secondo posto detenuto dall'Avellino e a ridurre a sole due lunghezze il vantaggio sul Catanzaro quarto, che ha però giocato una partita in meno rispetto a Di Cesare e compagni. Numeri da sommare alla matematica consapevolezza di non poter più raggiungere il primo posto, obiettivo di inizio stagione, oggi nelle mani della Ternana e distante 19 punti a 6 turni dal termine. Per Carrera un discorso legato soprattutto all'aspetto psicologico. Hanno dimostrato qualcosa, quindi hanno dimostrato che possiamo essere competitivi e quindi dobbiamo solo liberarci la mente e basta, solo quello, e quindi dobbiamo giocare più tranquilli e pensare solo a fare quello che dobbiamo fare. Con il suo nuovo allenatore il Bari ha totalizzato 11 punti in 8 partite per una media di 1,38 a gara. Il suo predecessore Gaetano Auteri era stato sollevato dall'incarico dopo aver totalizzato 42 punti in 22 gare, 1,9 di media. Nelle ultime 4 gare il Bari ha segnato appena 2 reti e dimostrato passi indietro sul piano della produzione offensiva. Cianci non segna dal 28 febbraio, Antenucci dal 17 gennaio. È un momento che non arrivano i risultati, non stanno arrivando pochi gol da noi attaccanti, vuol dire che non basta quello che stiamo facendo, ma non a livello di impegno, proprio a livello di attenzione, di cazzimma, di non voler prendere gol e cercare di farne uno più degli avversari. Io, è normale che adesso si può vedere tutto nero perché ci sta, un periodo che ci sta girando male, però dobbiamo venirne fuori. Acque agitate che la dirigenza ha pensato di placare proseguendo il ritiro della squadra avviato giovedì 18 marzo. Al rientro dalla trasferta di Catanzaro, giocatori e staff sono tornati nella struttura alberghiera alle porte della città che li ha ospitati negli scorsi giorni e continueranno a star lì fino a nuove comunicazioni. Una scelta slegata dal risultato di Catanzaro, secondo quanto filtra dalla società, di certo un segnale rivolto a tutti, con vista sulla Paganese, prossimo avversario sabato al San Nicola e sul finale di stagione. Dobbiamo lavorare e io sono convinto che sicuramente per i playoff ci saremo e saremo una squadra tosta.